La IndyCar Series americana è il maggiore campionato automobilistico statunitense per vetture monoposto a ruote scoperte. La IndyCar Series ha sempre suscitato, soprattutto in Europa, molta curiosità negli appassionati di motorsport, essendo vista un po' come l'alter ego della Formula 1 in America. Ma nonostante questo, oggi possiamo tranquillamente dire che la IndyCar Series americana e la Formula 1 sono due categorie completamente diverse. Quindi, come funzionano le vetture e il campionato? Quali sono i regolamenti delle qualifiche e delle gare? E come funziona il punteggio in campionato e nella 500 miglia di Indianapolis? Ne parliamo in questo video. La IndyCar Series americana è stata fondata nel 1996 con il nome di Indy Racing League dall'allora proprietario del circuito di Indianapolis, Tony George. Inizialmente questa serie era in competizione commerciale con un'altra categoria americana chiamata CART, che sta per Championship Auto Racing Teams. Nel 2008 la fusione tra le due categorie ha originato la IndyCar Series che esiste oggi. Il campionato si svolge su circuiti di vario genere, sugli ovali, su circuiti cittadini e anche all'interno di autodromi. La gara più importante è sempre stata la 500 miglia di Indianapolis, una competizione storica che si svolge dal 1911 nella settimana del Memorial Day sul circuito omonimo nella città di Speedway nello stato dell'Indiana. Per prendere parte al campionato i team devono acquistare i telai, i motori e le gomme direttamente dalla IndyCar, che procede alla scelta dei fornitori con cadenza triennale. Dal punto di vista sportivo il detentore del titolo è il pilota australiano Will Power. Tra i nomi dei piloti troviamo diverse figure note per aver corso in Formula 1 e in Formula 2, come Alexander Rossi, Romain Grosjean, Callum Ilott e Marcus Ericsson, che fra l'altro è stato il vincitore dell'edizione 2022 della 500 miglia di Indianapolis. È curioso come un pilota che in Formula 1 ha ottenuto come miglior piazzamento la 17esima posizione in classifica piloti, disputando quasi 100 gran premi, sia riuscito in questa categoria a vincere una gara importante come la 500 miglia di Indianapolis. Oggi i piloti della IndyCar Series hanno vari collegamenti con le serie e i team europei. Nel 2022 Alex Palou ha disputato con McLaren le libere 1 nel Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti ad Austin. Infatti il team inglese ha una squadra anche nella IndyCar Series. Prima di vedere nel dettaglio il funzionamento del campionato delle vetture della IndyCar Series, se per voi è la prima volta su questo canale, io sono Luca e in questi video parleremo di motorsport. Quindi se condividete con me questa passione, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Ora, c'è tanto di cui parlare, quindi cominciamo subito con il funzionamento del campionato e delle vetture, poi vedremo i vari team e i piloti della stagione 2023 e poi concluderemo con il calendario della IndyCar Series 2023. Eccoci ragazzi, allora siamo sul sito ufficiale della IndyCar Series americana. La IndyCar Series americana è la serie di vetture monoposto più prestigiosa del Nord America, con piloti che rappresentano oltre 11 diversi paesi nel mondo. Il calendario è composto da super speedway, ovali corti, circuiti stradali e circuiti cittadini che mettono alla prova la forza fisica e mentale dei piloti. IndyCar è l'ente regolatore di due categorie, la NTT IndyCar Series e la Indy NXT by Firestone. La Indy NXT, per fare un paragone, potrebbe essere considerata come la Formula 2 in Europa. I piloti competono in vetture ottimizzate per raggiungere velocità che possono arrivare fino a 240 miglia orarie, ovvero circa 380 km orari, il che consente loro di coprire la lunghezza di un campo da calcio ogni secondo. Questo rende veramente l'idea della velocità di queste vetture. I piloti guidano vetture che pesano 1500 libbre a 2 pollici dal suolo, spesso a distanza ravvicinata dal loro concorrente più vicino. I piloti sfidano anche la fisica, la gravità, i rischi e la paura, e tutto questo rende la IndyCar uno sport unico nel suo genere. I piloti della IndyCar Series sono allenati per sopportare alcune delle condizioni fisicamente più impegnative rispetto ad ogni altro sport. In media il battito cardiaco di ogni pilota in gara raggiunge l'85-95% della sua capacità, e ciò è paragonabile a quello dei maratoneti o dei ciclisti su lunga distanza. I piloti subiscono infatti un'accelerazione fino a 5G, cioè 5 volte il loro peso corporeo, durante le curve e fino a 1,5G durante l'accelerazione. L'allenamento che devono fare i piloti per guidare fino a 240 miglia orarie e poi anche per sopportare le forze di gravità che abbiamo appena detto richiede più di semplici sessioni al simulatore di guida, ma anche una routine di allenamento come triathlon, ciclismo, pugilato, jiu-jitsu e
e altro ancora. Il calendario e il programma della IndyCar Series comprende gare che si svolgono in Nord America e che costringono i piloti a dare il meglio ogni settimana. Il calendario è composto da 17 gare, costituito da super speedways, ovali corti, circuiti stradali e circuiti cittadini, e questa diversità tra i layout offre ai fan molteplici esperienze e ai piloti una nuova sfida ogni settimana. Una fase molto importante degli eventi della IndyCar Series sono le gare sui circuiti cittadini, che si svolgono su strade pubbliche chiuse e creano quindi un'atmosfera di festa. Di conseguenza, il divertimento per i fan è assicurato in ogni contesto. Per quanto riguarda invece le vetture che competono nella IndyCar Series, sul sito ufficiale è spiegato molto bene, fin troppo nel dettaglio, tecnicamente come sono composte. Partiamo da questo semplicissimo schema dove vediamo la posizione del motore, le gomme e le ali. Oltre a questo, l'aeroscreen, che potrebbe essere considerato come l'alo in Formula 1 e nelle serie europee. È un parabrezza che ha funzioni sia aerodinamiche che di protezione del pilota. Per quanto riguarda la manifattura della vettura, il telaio è fornito da Dallara, è un monoscocca che contiene l'abitacolo, la cella carburante e la sospensione anteriore. Il motore costituisce parte integrante del telaio, mentre invece il cambio è posto nella zona della sospensione posteriore. Il materiale della vettura è in fibra di carbonio e in Kevlar. Il peso consentito invece varia in funzione della tipologia di tracciato: 1700 libbre per le gare su strada, 1690 per gli ovali corti, 1655 sempre libbre per le speedways. E questo peso non include il carburante, il pilota e il drink. E il fornitore ufficiale delle gomme è Firestone. I freni sono in fibra di carbonio, mentre invece il cambio ha 6 marce con la retromarcia ed è posto sul volante. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, i fornitori sono 2, Honda e Chevrolet. Il motore è un V6 con un massimo di 12.000 giri e una potenza in cavalli stimata tra i 550 e i 700. Questo dipende dalla pressione del turbo boost che viene utilizzata in pista. Tra poco vedremo che cos'è il turbo boost. Per quanto riguarda invece l'abitacolo e il volante, il pilota ha a disposizione diversi controlli e qui viene spiegato molto bene. Abbiamo il pilota a disposizione il controllo meccanico per le sospensioni anteriore e posteriore. Ovviamente i piloti sul volante hanno anche a disposizione uno schermo dove vengono poste le informazioni durante la gara, come il tempo sul giro, i livelli oppure le bandiere. Il pilota poi sul volante ha il pulsante per la pit lane speed limiter, quindi per attivare il limitatore di velocità in pit lane. Ovviamente hanno a disposizione anche la radio. Una cosa interessante è il pulsante denominato push to pass. Questo pulsante attiva un sistema che fornisce ulteriore potenza attraverso il turbo boost per periodi predeterminati durante la gara. È un po' il sistema che viene utilizzato per i sorpassi, una sorta di DRS però senza l'ala mobile. Sostanzialmente è un aumento di potenza. Un altro dato interessante sulle vetture è che non sono dotate di servosterzo e questo obbliga i piloti a sviluppare la forza necessaria per guidare queste vetture. Essendo il telaio uguale per tutti, l'aerodinamica è definita in funzione del tracciato. Abbiamo l'impostazione delle ali per le speedway piuttosto che per gli ovali corti e per i circuiti. Abbiamo anche il dettaglio interessante del motorhome, perché non esiste un paddock in IndyCar, ma i piloti soggiornano durante il weekend di gara nel motorhome, dove troviamo l'alloggio del pilota e anche il trasporto delle vetture. Il motorhome della IndyCar è un po' come il quartier generale della squadra su strada ed è fondamentale per l'attività in pista di ogni squadra. Questi grandi autocarri si trasformano in un laboratorio con aree di lavoro ad alta tecnologia e anche in quartier generale del team, e ospitano tutto il necessario per un weekend di gara. I due fornitori di motori abbiamo detto che sono Chevrolet e Honda. Il telaio è uguale per tutti, fornito da Dallara, e il fornitore delle gomme, come abbiamo detto, è Firestone. Come per le gare in Europa, dove abbiamo la FIA, in IndyCar la competizione è disciplinata dai controlli di sicurezza e nelle sessioni di ispezione vengono controllati vari componenti, come il casco dei piloti, la componente di protezione della testa, le cinture di sicurezza, il sedile, l'integrità del telaio, lo sterzo, il sistema antincendio, la scatola nera e il sistema delle luci di emergenza. Oltre a questo, durante l'ispezione vengono controllati tutti questi componenti sulla vettura, i vari sensori,
motori, i radiatori, le sospensioni. Vengono effettuati anche i controlli sulle ali anteriore e posteriore in tutti questi punti. Poi viene controllato ovviamente anche il peso, il fondo e infine viene controllato anche il sistema di gestione delle sospensioni. Ad ogni weekend di gara è presente l'IndyCar Safety Team, quindi le squadre di sicurezza, che sono composte dai paramedici, da un dottore, dai pompieri ed hanno delle posizioni di gestione dell'incidente che sono prestabilite e secondo un protocollo molto preciso. Il team di sicurezza è composto da più veicoli e la procedura di emergenza deve seguire uno schema preciso. Per prima cosa avviene la comunicazione radio ai piloti. Subito dopo i commissari sventano la bandiera gialla. Immediatamente poi vengono comunicate le condizioni della pista via radio ai piloti. Il colore delle bandiere poi viene posto anche sui semafori in pista e le vetture, come in Formula 1, hanno posizionato nella parte posteriore il LED lampeggiante che viene utilizzato anche in caso di pioggia. Durante gli anni la IndyCar, visti anche i numerosi incidenti, ha studiato e incrementato le misure di sicurezza, in particolare sulle barriere, perché ricordiamo che negli ovali e in tanti circuiti non esistono le vie di fuga, come ad esempio nei cittadini, tanto che questa categoria è stata anche premiata per l'efficienza delle condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda invece i requisiti che devono avere i piloti, che vengono considerati come degli atleti professionisti, ognuno di loro ha un programma di allenamento individuale progettato per preparare sia il corpo che la mente alla competizione in pista. I piloti prendono molto seriamente l'allenamento perché la loro sicurezza è direttamente collegata alla loro forma fisica e mentale. I piloti devono affrontare delle condizioni estreme e molte parti del corpo vengono influenzate da una corsa in IndyCar. Partiamo dal collo e dal corpo. I carichi di forza G laterali vengono generati sia in curva che in fase di accelerazione, a seconda della pista. Vengono sollecitati anche gli occhi. Le vibrazioni durante una gara possono causare offuscamento e aumentare l'affaticamento degli occhi. La percezione della profondità può essere alterata. Infatti i piloti attraverso gli occhi devono essere in grado di valutare l'avvicinamento delle vetture, la distanza e anche chi è l'avversario che si trova vicino a loro. Poi l'idratazione, che è fondamentale per ogni funzione del corpo, specialmente durante una gara. Infatti dopo ogni gara i piloti possono perdere diversi litri d'acqua e questo potrebbe portare il loro corpo a disidratarsi. Come in Formula 1 i piloti hanno a disposizione il drink e i piloti sperimentano le corrette tecniche di idratazione per giorni prima di ogni gara. Anche la frequenza cardiaca viene alterata durante una gara e può arrivare fino a 150-200 battiti al minuto. La temperatura corporea è un altro fattore che mette a dura prova i piloti della IndyCar. I piloti possono affrontare temperature superiori a 100 gradi e vengono protetti indossando la tuta. E parlando proprio degli indumenti, la tuta e tutti gli indumenti protettivi sono costituiti da questo materiale chiamato Nomex, che è una fibra artificiale resistente sia alle alte temperature che alla combustione. In presenza di fiamme infatti non si scioglie, ma se viene esposta a calore intenso si carbonizza e diventa più spessa per fornire una barriera protettiva tra la fonte di calore e la pelle. Anche il casco è composto da vari strati per la protezione del pilota. Una componente molto interessante è chiamata Earpiece Sensor System. È un sensore che viene utilizzato per misurare le forze dinamiche applicate alla testa di un pilota durante un incidente. Il sistema utilizza un accelerometro e misura le variazioni in forza lineare. Subito dopo un incidente, le informazioni acquisite da questo dispositivo vengono scaricate e inviate alla scatola nera. Dopodiché vengono trasferite su un computer e analizzate, e questo anche al fine di incrementare la sicurezza dei piloti. Oltre a tutto questo, i piloti hanno altri dispositivi fisici di sicurezza come il collare, la protezione per le spalle e i lacci che fissano il casco al collare, che possono sopportare 64 G di accelerazione del busto e 40 G di accelerazione del telaio. Per quanto riguarda il punteggio, viene assegnato alla fine della stagione il titolo dei costruttori, il titolo NTT P1 Championship, che sarebbe il titolo piloti, e il titolo di Rookie of the Year, quindi il titolo di miglior pilota rookie. Durante una gara vengono assegnati punti dalla prima alla 33esima posizione, a partire da 50 punti per il primo classificato fino ad arrivare a 5 punti al 25esimo e fino al 33esimo classificato. Quindi dal 25esimo al 33esimo classificato
classificato, i piloti ottengono 5 punti. In più viene assegnato un punto al pilota che ottiene la pole position, un punto al pilota che conduce la gara per almeno un giro e 2 punti al pilota che ha condotto più giri in testa durante la gara. Solitamente nella 500 miglia di Indianapolis venivano assegnati i punteggi doppi, da quest'anno invece non sarà più così, perché il punteggio che sarà assegnato sarà lo stesso delle altre gare. Per quanto riguarda le qualifiche, seguono un formato diverso in funzione del tracciato. Ad esempio, per quanto riguarda gli ovali, a bandiera verde il pilota effettua un tentativo di qualificazione con 2 giri consecutivamente cronometrati. Il tempo complessivo determinerà la posizione di qualifica. Per quanto riguarda il weekend di Double Header in Iowa, che si svolge nel mese di luglio, il primo di questi 2 giri determinerà la posizione di partenza della vettura per la gara 1, mentre il secondo giro determinerà la posizione di partenza per gara 2. Il sistema di qualifica invece per la 500 miglia di Indianapolis è diverso. Nella prima giornata vengono determinate le 33 posizioni provvisorie in base alle medie dei 4 giri più veloci. Alla fine di questa giornata le posizioni tra la decima e la trentesima vengono congelate. Nell'ultima giornata vengono determinate le posizioni dalla prima alla nona con l'ordine basato sui risultati delle qualifiche del primo giorno, partendo dal più lento al più veloce. Per quanto riguarda invece le ultime posizioni mancanti, ovvero dalla 31esima alla 33esima, i piloti durante l'ultima giornata possono effettuare un altro tentativo in base alle medie dei 4 giri più veloci. Per quanto riguarda invece il format delle qualifiche sui cittadini e negli autodromi, si dividono in 3 segmenti. Nel primo segmento le auto vengono divise in 2 gruppi e partono in base al tempo stabilito nelle prove libere. Ciascuno dei 2 gruppi ha a disposizione 10 minuti di tempo in pista, che comprende anche le eventuali bandiere gialle. Le 6 vetture più veloci di ciascun gruppo avanzano al secondo segmento, mentre alle vetture rimanenti vengono assegnate le posizioni dalla 13esima in avanti. I piloti del primo gruppo occupano le posizioni dispari, mentre i piloti del secondo gruppo occupano le posizioni pari, e questo in base ai loro tempi sul giro stabiliti in questo segmento. Nel secondo segmento le 12 vetture hanno disposizione 10 minuti di tempo in pista, anche qui comprese le eventuali bandiere gialle. Il giro più veloce di ogni vettura determina la posizione in qualifica. Le 6 più veloci avanzano all'ultimo segmento, che viene chiamato Fast 6. Ognuno di loro ha 6 minuti di tempo garantito con bandiera verde in pista. Alla fine della sessione le vetture sono classificate dalla prima alla sesta posizione in base al loro giro veloce. Per quanto riguarda la gara invece, tutte le gare in IndyCar iniziano con una partenza lanciata. I piloti si posizionano nell'ordine stabilito in qualifica e la gara inizia con la bandiera verde. La partenza lanciata viene utilizzata anche in caso di bandiera gialla e bandiera rossa, e la gara termina al compimento dei giri prestabiliti. Anche in IndyCar Series c'è il controllo di gara ed è il luogo dove vengono valutati tutti gli aspetti relativi all'organizzazione e alla competizione in pista. Il personale utilizza dati elettronici di comunicazione diretta con le squadre e gli steward controllano tutti gli aspetti della competizione. Il direttore gara e i commissari possono decidere anche di rivedere un incidente in pista per imporre eventuali sanzioni contro un pilota o contro una squadra. Per quanto riguarda i pit stop in IndyCar, anche qui devono seguire un protocollo prestabilito ed ogni meccanico ha il suo ruolo determinato in fase di cambio gomme e di rifornimento della vettura. Il pit stop segue una timeline predefinita, a partire dall'arresto della vettura fino alla conclusione delle operazioni, che durano più o meno 7 secondi, compreso sia il cambio gomme che il rifornimento, fino a quando poi la vettura lascia la piazzola. In IndyCar esiste la pit box, che è la zona che viene posizionata dietro la piazzola dove avviene il pit stop e dove i membri della squadra possono controllare attraverso i monitor le prestazioni, i distacchi, il meteo e gestire la strategia del team. Inoltre nel pit box è presente un ingegnere della Honda o della Chevrolet, in funzione di quale motore viene utilizzato dalla squadra, per valutare la performance del motore. Per quanto riguarda i nomi dei piloti, mi soffermerei sui principali, sui più importanti che competono nella IndyCar Series, facendo presente che però in questa categoria possiamo trovare dei giovanissimi piloti, come anche piloti che competono da 20 anni in questa serie. Nomi celebri come ad esempio Marco Andretti della Andretti Autosport, oppure Marcus Armstrong della Chip Ganassi Racing, Elio Castroneves, Ed Carpenter, Connor Daly, che corre sempre nella scuderia di Ed Carpenter. Poi troviamo Marcus Ericsson
Hamilton, che corre insieme a Scott Dixon nella scuderia Chip Ganassi, Devlin De Francesco, poi Romain Grosjean, Colton Herta, Andretti Autosport, Callum Ilott, Scott McLaughlin del team Penske insieme a Joseph Newgarden, Alex Palou, Pato O'Ward, Will Power, Felix Rosenquist, che è stato visto anche in Formula E, Alexander Rossi, ex Formula 1, Takuma Sato, anche in IndyCar piloti di un certo livello. Per quanto riguarda invece il calendario, il campionato partirà il 5 di marzo a St. Petersburg, per poi passare alla Texas Motor Speedway il 2 di aprile, il 16 di aprile nel circuito cittadino di Long Beach, poi il 30 di aprile nel Barber Motorsports Park, il 13 di maggio ci sarà la gara sul circuito di Indianapolis, mentre il 28 maggio la 500 miglia sulla Speedway di Indianapolis, il 4 giugno sulle strade di Detroit, poi tappa numero 8 il 18 giugno sul circuito Road America, Mid Ohio sarà il 2 luglio, mentre decima tappa a Toronto, sul cittadino di Toronto, il 22 e il 23 luglio ci sarà il double header sull'ovale in Iowa, poi il 6 agosto il cittadino di Nashville, secondo appuntamento sul circuito di Indianapolis il 12 di agosto, poi a fine agosto round 15 sul Worldwide Technology Raceway, il 3 settembre a Portland e l'ultima tappa sarà il 10 di settembre sul mitico circuito di Laguna Seca. Questo era tutto per quanto riguarda il funzionamento del campionato e delle vetture della IndyCar Series 2023. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!